Ciao a tutti, scemi pagliacci, sono Epiteri, per oggi siamo nella Day Zero di Call of Duty Black Ops 3. Purtroppo non ci sono i server per il multiplayer, quindi mi toccherà registrare in partita privata, ma comunque ho messo i bot a una difficoltà abbastanza alta, in modo che comunque sembrino giocatori più o meno reali. Scusate per questa roba, ma nel frattempo vi mostro Nuketown, perché comunque di voi non ho ancora visto Nuketown, l'hanno rifatta anche su Black Ops 3, giusto per degnarla del remake di tutte le altre versioni di Call of Duty Black Ops, e quindi volevo vedere un attimo come poteva risultare da questa nuova versione di Nuketown. Io devo dire che l'ho già provata prima in un'altra partita, che non ho registrato, però giusto per prendere un attimo la mano con le armi, con la sensibilità che ho tra l'altro deciso di tenere a 9. Vorrei utilizzare per un attimo quest'arma molto simile all'AK-47, nonostante non sia l'AK, ma comunque adesso la proviamo un attimo. Vedo che tra l'altro c'è la disabilitazione delle granate se non si... ai primi minuti dell'inizio della partita. Tra l'altro, ragazzi, c'è di nuovo quella caratteristica di Advanced Warfare che hanno mantenuto, che praticamente se spa... Ma via a disposizione. Che hanno mantenuto, ovvero che se praticamente voi... Devo abbassare un po' il volume. Che se praticamente voi prendete due volte il pulsante per ricaricare, vi ricarica lievemente più veloce. Ok. L'UAV resta metà serbatoio. Ok. 205 Breccia, è un'arma italiana 205 Breccia, non capisco perché ne abbiano messo altre armi italiane. Con gli ultimi COD si sono dedicati tantissimo a mettere armi italiane, che non è questa. Peccato, avrei voluto trovarla per terra. Se riesco a trovarla, era qua in giro. Vabbè, peccato. Se la trovo di nuovo. Ci sono i bot che utilizzano il reject, credo di sì. Tra l'altro, raga, l'attacco melee se lo fate da dietro one shotta, quindi vi consiglio di farlo da dietro se riuscite l'attacco melee, ovvero l'attacco corpo a corpo. I drop shot sono un po' più lenti da fare, l'ho notato. Adesso magari cominciamo a usare un attimo il cecchino a vedere cosa può fare. Come vedete sono un poco più lenti. Devo dire che il gioco mi piace molto, con il fatto che i contrasti di colore sono molto alti, po si può vedere bene anche per i daltonici, anche se ci sono molte parti di rosso che non si possono vedere, tipo queste parti qua sopra. Poi non le vedo molto bene quelle parti lì. Ma comunque devo dire che per la maggior parte, comunque il gioco in colore ha un buon contrasto. Non si confondono i nemici con lo sfondo, come per esempio si faceva, non lo so, su MW3 o altri giochi così, che avevano lo sfondo tutto grigio. Praticamente si basavano comunque su pochi colori. E quindi adesso vediamo un attimo di utilizzare il cecchino, poiché mi sono allenato un attimo. Mi sono allenato con l'altro, però non con questo, che questa è praticamente la versione rifatta del DSR. Soltanto che spara più velocemente il DSR e fa meno danno. Se voi adesso direte, è il ballista? Perché comunque lo sbloccate prima, ma prende veramente più hitmarker del ballista. Cioè, il nuovo, e mira più lentamente. Cioè, spara più velocemente, ma mira più lentamente rispetto all'altro. Quindi l'altro sarà il nuovo ballista. Sempre che non ci facciano un remake del ballista, perché non si sa mai cosa può portare l'Activision. O in questo caso la Treyarch. Tiriamo via sto qua. Con il nostro bellissimo pugno di distruzione, che sarebbe poi una roba di Destiny. La granata ci è esplosa addosso. Non so neanche dov'era. Guardiamo un attimo. Ah, era una Semtex attaccata lì, ok. Comunque ragazzi, questa è Nuketown. Adesso vi faccio vedere un attimo dentro a casa arancione com'è. Come la vecchia, soltanto un pochino più piccola magari, perché hanno allargato molto le dimensioni della piazza, diciamo, e diminuito quelle della casa. Tra l'altro ragazzi, fateci caso, adesso Nuketown è in mezzo al mare e là è dove cadrà la bomba atomica. Di là è dove cade la bomba atomica di Nuketown, è quella là in fondo è praticamente la bomba atomica, anche se credo che sia una roba esplosiva di un database o cose così, comunque roba tutta elettronica. Devo concentrarmi, che già di mio non sono bravo su Call of Duty Black Ops 3, perché, beh, nuovo gioco, nuove meccaniche, nuovo tutto. Ah, XR2. Vedo che la... Non capisco perché ho preso il marker sul secondo. Minchia, con ste granate, ci sono i bot. Allora, questa è una roba che avevo notato anche nella beta. Le granate fanno un bordello di danno e i bot le usano tantissimo. Spero che non sia così anche in multiplayer, perché sennò siamo fottuti. Ok, qui col cecchino mi sto trovando molto bene. Preparatevi per magari qualche sniper montage o vivo o video. Vabbè, questi sono bot, ok, però se i giocatori in multiplayer sanno tipo i bot, o comunque se sono bravo come a giocare contro di loro, come sono contro i giocatori veri. Questa è una buona roba. Ho notato che hanno modificato alcune parti di Nuketown, quindi adesso non sarà più come prima. Fare spawn killing e magari appunto utilizzare gli spot per il cecchino come una volta, ma comunque la maggior parte delle strutture centrali di Nuketown sono le stesse. Adesso vi faccio vedere. C'era un punto che era più utilizzato a tutti i cecchini, credo che fosse questo qua,
E come, da qui si poteva mirare quella parte là della parte di Nuketown adesso. O voi lo potete guardare nel giardino. Se guardate, hanno chiuso questa parte con una porta del pullman, in modo che non si può più spunkillare, tra virgolette. Cosa che, a dire vero, ritengo migliore per coloro che non erano magari bravi a Call of Duty o comunque avevano problemi a giocare perché la gente spunkillava col cecchino. Ma comunque, diciamo che la mappa è giocabile lo stesso anche se non c'è più quella porta. Molto bello il trenino, tra virgolette, di rifornimento qua davanti di Nuketown. Adesso abbiamo perso un round, speriamo di vincere il prossimo. 28-13 non è male, anche se siamo contro i bot, quindi dovrei fare molto molto meglio. I bot sono difficoltà ma buona comunque, non mi sembra che l'abbia messa a veterano, ma dovrebbero essere comunque o esperto o veterano. Quindi adesso provo a vedere di fare il meglio possibile. Tra l'altro sta facendo buio, in casa mia dovrei accendere la luce, ma no, no. Tra l'altro ragazzi, stasera credo di fare una live su zombie, poi vedo. Devo dire, mi sta molto piacendo questo nuovo code. La bandiera una volta. Ah, oh no, è sempre stata quella bandiera. Non so perché mi sono confuso. Vi dico subito che, però, nel momento in cui giocherete la prima volta a Nuketown, non vi sembrerà che sia effettivamente Nuketown. Non so perché, ma vi sembrerà più piccolo in determinati punti e più grande in altri. È la sensazione che dà. Sto usando armi basiche, tra virgolette, cioè tipo il primo cecchino, cosa così, perché appunto quando comincerò con il Road to Commander non avrò tutte le armi sbloccate, quindi mi dovrò abituare. Quindi vedo di abituarmi un attimo adesso con queste, poi di usare il resto. Grazie compagno. Gente furtivo. Tra l'altro ragazzi, c'è il personaggio del Reaper su questo COD, che si chiama proprio Reaper, non è tradotto con mietitore o robe strane e brutte. Quindi preparatevi perché utilizzerò solo quello nel momento in cui lo sbloccherò, anche se credo sia uno degli ultimi. Non l'ultimo perché l'ultimo so che è il lanciarazzi. Se lo prendevo poteva essere una buona roba. Ce n'è uno qua dietro, sì. Prendiamo B a sto punto. Mi piace molto fare le quickscope su questo di COD. Non è come su Black Ops 2, perché vabbè, su Black Ops 2 no. No, hanno tenuto le granate come sulla beta. È una cosa che mi dà molto fastidio, perché erano uno schifo le granate sulla beta. Comunque, le quickscope mi piace molto su questo COD, come Black Ops 2 più o meno. Però non è come Advanced Warfare. Su Advanced Warfare, per l'amor di Dio, mi è piaciuto, però preferivo quello di Black Ops 2. E questo mi ricorda molto quello di Black Ops 2. Hitmarker sul secondo, però ci ha tirato giù il Talon, ottimo. Tra l'altro vi porterò anche il Road to Quadfida, state tranquilli, però prima devo completare il Road to Commander, ovvero devo arrivare al livello massimo disponibile, e poi ci sarà il Road to Commander. Non so cosa fa, cerca di fare quel bot, cerca di scavalcare anche se non si può. Madonna la potenza. Hellstorm pronto, adesso lo chiamo. Oddio, c'era un bot in casa, vabbè. Adesso vediamo un attimo, come vedete Nuketown è in mezzo al mare. Questi li tiriamo giù tutti. Quadrupla, ottimo, questa è una quad feed di Hellstorm. Vedo che le feed su que... Ah, ci hanno bruciato con lanciafiamme. Vedo che le feed su... No, era una granata a terra. Dicevo, vedo che le feed su questo gioco sono molto molto più lente rispetto a quelle di Advanced Warfare, ovvero saranno più facili da ottenere quad feed o comunque clip migliori, quindi il road to quad feed su questo gioco sarà una roba ottima. Ovviamente sarà più facile, ma comunque le feed saranno qualcosa di molto più bello. C'è un altro bot che usa il cecchino, anche se non sono un bot, però va bene. Ed è ottima sta roba. Non capisco come mai in Inghilterra o comunque posti così, perché ho visto Ali che è riuscito a caricare i video. Ci sono i server aperti e non in Italia, ma vabbè, ci dovremmo accontentare. Uccisione furiosa, ecco, ho già ottenuto una quad feed, era apparsa lì in alto. Ottimo. Però non la conto come quad feed buona questa, perché eravamo contro i bot, però. Va bene. Oh, un altro. Questa era una tripla, però credo. Esatto, tripla. Bot di treno 60-23, mamma mia. Tra l'altro vedo che non c'è il contatore del tempo su questa modalità, il che è ottimo. Credo che abbiano mantenuto una roba pulita pulita tipo il vecchio MW2, ovvero cioè fino a quando una squadra non arriva a 100 non si cambia round e non c'è niente di questo genere. Devo abituarmi a switchare anche la pistolina perché non posso fare tutto di cecchino, se no muoio. Schianto gravitazionale pronto, ottimo. Vediamo se il bot mi ha fatto la quick, non credo. Quasi. Ha sparato il primo colpo a cazzo, poi il secondo mi ha preso. Dai, buono, buono, bot.
Tanta stima per il bot. Vediamo un po'. C'è gente in casa, è pieno. E vedo che hanno anche migliorato gli spawn, che è una cosa ottima, perché su Nuketown non so se vi ricordate come erano gli spawn. Uno schifo. Per esempio il giardino mi sembra più piccolo, cioè piccolissimo in confronto come era una volta. Gli e-bot, vabbè, granate stun che sono fortissimi. Esci. Ok, tripla ottima. Dovrebbe essere una quad, anzi, vediamo un attimo se c'è per uccisione furiosa. No, uccisione tripla. Quella poteva essere una quad e l'ho bruciata io, però vabbè, tanto siamo contro i bot. UAV chiamiamolo dentro, dai. Sto facendo cagare, vabbè, 74-28, però non mi sto neanche impegnando, tanto sono contro i bot. Più che altro gioco per un attimo abituarmi col cecchino. Devo dire che una volta abituati, ci si è molto, molto buono. Una volta abituati, so, però volevo utilizzare il tempo verbale che non esiste. È molto buono il cecchino una volta che ci si abitua. Però... bello, bello, mi piace. All'inizio magari è un po' complicato. So che i fades, che a dire il vero io non seguo, però me l'ha detto un mio amico, hanno avuto un po' di problemi a utilizzare il cecchino all'inizio, appunto per starlo, perché non erano abituati. Ok, abbiamo perso 200-170, ma comunque spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se vi possono divertire questo tipo di video. Ogni tanto faccio le imitazioni di Topolino, cose così. Ma questo volevo fosse qualcosa di un po' più serio. Vi do appuntamento al prossimo video e vi auguro una buona serata o una buona serata. Ciao a tutti, ragazzi.